Sono gli anni 50 o 60 e nella corte i momenti e le occasioni di gioco sono moltissimi. Uniche interruzioni, il pranzo e la cena. La mamma o la nonna si affaccia ad una finestra per annunciare che è pronto in tavola. Il papà arrotola le maniche per lavarsi le mani nel catino e dalla corte si alza un coro implorante di no, no, ancora 5 minuti, e il gioco ricomincia, almeno fino al successivo richiamo. Se questa volta ad affacciarsi alla finestra è il padre, la faccenda si fa seria, non c'è via di scampo. Un breve saluto agli amici, ci vediamo più tardi, ciao a tutti, poi si inforcano le scale. Si affrontano i gradini a due, si rientra in casa a divorare ciò che la mamma ha fatto per il pranzo e poi di scatto in piedi ci si precipita a rompicollo lungo le scale per raggiungere ancora più in fretta gli amici che attendono impazienti. I più coraggiosi scivolano giù seduti sul corrimano stesso, guadagnandosi così l'ammirazione dei più piccoli. A che cosa giochiamo? Questa è la frase di rito che dà origine ad un patteggiamento più o meno lungo per scegliere il gioco. Generalmente ci si adegua alla scelta, non sempre democratica, dei più grandi. Le bolle di sapone. Si tratta di entrare di nascosto nel lavatoio per impossessarsi degli avanzi dei pezzi di sapone che giacciono piccoli e rugosi sull'asse da lavare. Ovviamente questo è un gioco che non si può fare di lunedì, giorno in cui le donne si riuniscono nel lavatoio per dar corso al rito del bucato e per scambiarsi pettegolezzi. O meglio, c'è un altro modo per rendere il gioco un po' più spericolato, ed è quello di affrontare l'ira delle mamme approfittando di un loro momento di distrazione per entrare di nascosto, senza essere notati, nel lavatoio per rubare il sapone. Per queste missioni generalmente vengono scelti, o meglio, sacrificati, i più piccoli o le più piccole, perché si conta sul fatto che riescano ad intenerire le donne. Poi ha inizio il gioco vero e proprio. Eh sì, perché anche la preparazione del liquido per fare le bolle fa parte del gioco. Si mette il sapone in un bicchiere, ci si mette a penzoloni sul ballatoio di uno degli appartamenti, e si comincia a soffiare a più non posso dentro a delle cannucce ricavate dai culmi di grano per vedere chi fa la bolla più grossa o più resistente. Non c'è niente da fare, è più interessante la preparazione del gioco che il gioco vero e proprio, perché le bolle sono pesanti e si spiaccicano ben presto sul secciato, lasciandosi morire in una piccola pozzanghera di acqua lattiginosa. Come piccoli emuli di pascoli, anche noi approfittiamo di una giornata ventosa per far volare i nostri piloni, correndo però invano e per di fiato lungo i lati del cortile. Non mi ricordo di aver mai visto un misero cervo volante prendere il volo e ribalarsi nel rettangolo di cielo che vediamo dal cortile, e la spiegazione è presto detta. I nostri piloni sono troppo pesanti, a differenza dei nostri sogni di libertà. Anche in questo caso la parte più bella del gioco è senz'altro la costruzione dell'aquilone. Ci si munisce di un gomitolo di spago, sottratto di nascosto al papà, e conservato per giorni come bottino di guerra, sfidando le domande investigatrici. Qualcuno ha visto per caso il gomitolo di spago che ho lasciato sul tavolo? Oppure ho ottenuto grazie al buon cuore di un nonno che si ricorda di essere stato a sua volta bambino. Bisogna poi procurarsi la colla e anche quella va costruita.
Di solito il compito è affidato alle bambine. Queste si impegnano a recuperare in cucina una manciata di farina bianca e cominciano a mescolarla con impegno, unendo poco a poco dell'acqua e continuando a rimescolare per evitare che si formino dei grumi. Al giorno d'oggi basterebbe questo per essere messi alla prova del cuoco o qualche altro programma di cucina. E per costruire lo scheletro del nostro pilone? Niente paura. Qualche temerario, anche questa volta scelto tra i più piccoli, quindi meno rischio di ceffoni, andrà a rubare il fascino di quel verbo che non lasciamo nemmeno pronunciare a voce alta, alcune stecche delle persiane delle cucine. Per chi non le conosce, sono sottili bacchette che vengono sfilate una alla volta, avendo cura di prendere le diverse tende. In fondo, come novelli Robin Hood, prendiamo da chi ha e abbiamo cura di farlo in modo eco per non far torto a nessuno. E soprattutto per evitare che si noti troppo in fretta che le tapparelle si accorciano misteriosamente. Bene, ora si passa a costruire un rombo incrociando le bacchette con l'aiuto dello spago. Solitamente questo passaggio richiede parecchio tempo e non sempre riesce. Infine il rivestimento fatto non già con la preziosa introvabile carta velina, in quanto solo pochi se la possono permettere. Già questo segnale inequivocabile della disparità sociale, ma noi non ci perdiamo d'animo. Facciamo ricorso alla carta giallognola nella quale il macellaio ha avvolto la carne e che ne conserva ancora qualche traccia. Oppure recuperiamo la carta color carta da zucchero, per l'appunto, che a volte a forma di imbuto è stata usata per contenerlo. E ancora qua e là rimangono piccole luccicanti tracce che si provvede a rimuovere con il dito che poi mettiamo in bocca, sfidando ogni elementare norma di igiene. Ma tant'è. Da ultimo si provvede ad abbellire il nostro pilone con una coda fatta con fili di lana colorata recuperata dal cestino da lavoro della mamma, o preparando anelli di carta che incolliamo uno all'altro. Ma anche qua lo spirito d'iniziativa non manca. Dove recuperare la carta? Semplice. Basta l'incursione nel gabinetto che si trova trompiando l'altro delle case. Appesi ad un chiodo, ripiegato a forma di gancio, su una parete del gabinetto ci sono quadrati di carta ottenuti dividendo in quattro parti i fogli di un quotidiano. Più belli ricercati sono quelli di color rosa, ricavati dalle pagine della Gazzetta dello Sport. Che fine ingloriosa per le cronache sportive di quel tempo. Coppi o Bartali? Sì, anche noi abbiamo le bande in lotta tra di loro. A volte le battaglie si svolgono all'interno del cortile stesso in cui abitiamo o in cui siamo ospiti più o meno fissi dei nonni. Altre volte queste battaglie sconfinano oltre il cortile e allora la sfida diventa epocale. Ne parleremo per giorni e giorni. E l'importante non è tanto vincere, ma poter dire io c'ero. Non serve un motivo importante per scatenare la battaglia. Basta una provocazione, una frase, una parola di cui i più piccoli non conoscono nemmeno il significato, ma che sentono risuonare come il più grave degli insulti nel momento in cui esce dalla bocca di un compagno più grande. E si diffonde nell'aria, lasciando dietro di sé un bisogno di vendetta. Oh, atroce vendetta! Bene, ma le armi? Semplici. A fine estate o nelle prime settimane d'autunno, le armi sono già lì, pronte per essere saccheggiate. Fanno bella mostra di sé sui ballatoi, esposti al sole per asciugarsi bene. Ebbene sì, sono palle di carta pressata. Le abbiamo preparate usando i fogli di giornali lasciati macerare nei mastelli colmi d'acqua. Poi abbiamo pressato tra le mani quella materia collosa e ne abbiamo ricavato delle palle della dimensione di una boccia. E le abbiamo disposte in fila ordinata, ad asciugare prima e a seccare poi. Le massaie
le useranno per accendere il fuoco nella stufa all'arrivo dei primi freddi. Noi le usiamo per colpire i nostri nemici, avendo cura però di recuperare le munizioni e rimetterle al loro posto. Piove, piove, la gatta non si muove, si accende la candela, si dice buonasera. Ci siamo svegliati e con un po' di dispiacere abbiamo visto che oggi piove. Ci vuole altro per perderci d'animo, anzi, speriamo che piova a lungo. Così si formeranno delle belle pozzanghere. Nel frattempo noi prepariamo la nostra flotta di barchette di carta. Ma chiamarle barchette sarebbe irriverente. A noi sembra di aver allestito una flotta degna di combattere con l'invincibile armata spagnola. Quando siamo pronti si parte in spedizione per collocare le nostre barche nella pozzanghera, avendo cura di far precedere il gesto da una formula scaramantica che dovrebbe contribuire a renderle inaffondabili e degne di sfidare l'ira del dio Nettuno o di Eolo. A proposito, Eolo, e se non spira un alito di vento, saremo noi a soffiare piano per facilitare il viaggio della nostra e più forte per affondare quella del nemico. Ma per fare questo occorre sporgersi in avanti, sempre più in avanti, poggiando le mani sui ginocchi e sporgendosi sempre più in avanti, sempre più in avanti. Ma che succede? Forse abbiamo rischiato troppo, o forse un nemico ci ha dato uno spintone e siamo finiti nella pozzanghera. Anche evitare la punizione fa parte del gioco. Intanto lassù, in alto nel cielo, è comparso un arcobaleno. Ci fermiamo a guardarlo incantati. È più bello di qualsiasi cartone animato che fra qualche anno vedremo in TV, anche perché quelli saranno per alcuni anni in bianco e nero.